Tifoso e con Valentina Corrao, che vedete in una lezione poi sarà anche ciancia, Andrea Spada, studente di Raio, Giorgio Camandona, Roger, Giulia Maranzoni, Ben, Giuseppe Verzicco e Ben Cruco, Beatrice Baldaccini e Fenn, Gianluca Spigotti e Kennedy, Loriana Monici e Rizzo, Gioacchini Cirillo e Budi, Luigi Fiorenti e Sonni, Silvia Contenti e Marti, Luca Contuso e Luigina, così Azzurra di Nolfi Trenci, Anna Godei Patti, Paola Ciccarelli, studentessa di Raidel, e Roberto Colombo in Spontena. Ragazzi, sedete sulla scalinata. Ci raggiungete Saverio, Marco, Carla? Insieme a loro, come dicevo prima, c'è una squadra incredibile, numerosa, che si sta facendo veramente un lavoro incredibile, ma anche Gianluca, Denise, Luchino, Giovanni, venite tutti quanti sulla scalinata, salite. Vai a prenderli. Vai a prenderli, bravo. Gillian, Antonella, Ilaria, Denise, Franco Travaglio, Michele, dove è finito? È sparito? Saverio, ti ridò il microfono. Ah, io ho già detto tutto. No, è... Ho domandato a questi ragazzi loro, io ho parlato dei primi spettacoli che ho fatto e gli ho detto hai visto questo, hai visto quello, e nessuno di loro aveva visto i miei primi spettacoli, perché sono giovani, quindi questo quiz è rivolto ai nuovi spettatori, non quelli che l'hanno già visto, quelli che l'hanno già visto se vengono mi fanno piacere, sono contenti, ma dobbiamo pensare a quelli nuovi che hanno un mondo completamente differente. 18 anni oggi sono veramente tanti, avete tutti in mano degli oggetti che allora erano quasi inusuali, il mondo cambia rapidamente e noi dobbiamo in tutti i modi, anche nel ritmo, nel modo di porre le cose, adeguarci. È un quiz, devo dire, rivolto ai giovanissimi. Quindi ecco perché c'è stata questa volontà di modificare delle cose. Forse uno non si rende conto di quanti piccoli cambiamenti ci sono dentro questo spettacolo. Perché in fondo quiz è sempre quiz, non è che abbiamo cambiato che improvvisamente Sandy muore. No. Sandy. E che Rizzo sforna veramente un bambino, no, era un falso allarme e resterà un falso allarme, quindi non succede, quindi la storia è ovvia, ma sono tanti piccoli cambiamenti, tante piccole cose che io penso un pubblico nuovo, giovane, possa recepire in maniera netta e precisa. Io ho detto tutto, se devo dire qualche altra cosa, me lo ordini e io lo faccio. Lei che comanda, la vera capa di tutto ciò, chiariamolo perché. Mi picchia, ma io vorrei due parole da parte di Gillian. Perché avete visto, cioè questi ragazzi fanno una fatica mostruosa a cantare e ballare sulle coreografie di Gillian, dove non c'è non un secondo, ma un millesimo di secondo in cui stanno fermi a respirare. Va bene, anni 50, adoro, sia la musica che i vestiti, la gonna larga, la gonna stretta con la camicetta, proprio come
come hanno detto prima, è tornata di moda. Io volevo tenere questo sapore, assolutamente lo stile, però rinnovarlo un pochettino, rinfrescarlo un pochettino. Perciò avevo chiesto un cast molto giovane, così mi stanno dietro, infatti è stato così. E poi per me Gris è energia pura, perciò avevo bisogno di persone con una carica di energia in tutte le coreografie, io lo vedevo così. E infatti è stato duro, però sono molto contenta perché